ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. È stata inaugurata ad Ancona Piazza del Crocifisso, nel quartiere degli Archi in prossimità del porto, luogo dove convivono varie etnie e che ora ritrova una centralità. L'intervento qui agli Archi può essere la rappresentazione proprio plastica della politica dell'amministrazione, riqualificare i luoghi, rianimare e favorire la nascita di momenti di vita di comunità e anche però in rapporto con le forze di polizia, con le forze, con l'ordine pubblico, garantire anche la sicurezza del quartiere. Le tre cose vanno insieme. Grazie alla piazza, all'intervento fatto ovviamente sui portici, sugli archi e sulla passeggiata degli archi e agli altri interventi che interessano il quartiere, stanno andando avanti e grazie a Dio ormai in fase finale i lavori per il nuovo centro polivalente qui a Borgo Pio, finito la fila dei portici. Quindi diciamo tanti interventi materiali che sono importanti, perché un luogo riqualificato e bello ovviamente aiuta anche a ricostruire, a far vivere una comunità. Ma qui agli Archi la cosa veramente significativa è che insieme al luogo fisico, alla piazza, è ripartita anche alla grande appunto la vita della comunità. Questa associazione ormai è famosa in Ancona, Arcopolis, che ha qui centinaia di aderenti tra i residenti e alla quale abbiamo assegnato come amministrazione anche una sede, quindi dei locali, e sta riempendo il quartiere di iniziative. Guardando al futuro prossimo, la sindaca pensa già ad iniziative che possano far rivivere l'Agorà con appuntamenti periodici. Stiamo pensando a cose qui agli Archi, tipo il gran mercato del Pià, che è partito al piano, a Piazza d'Armi, e cioè significa un appuntamento periodico. Qui pensiamo una volta al mese, una volta ogni due mesi, a un'iniziativa tipo questa, con attività lungo, non solo nella piazza, ma anche lungo i portici, con mercatini e con il pesce, che è l'elemento distintivo, diciamo, di questo quartiere, di questo pezzo di città. Piazza Bagnata, Piazza Fortunata, ha esordito la Mancinelli, ricordando anche la battaglia di Piazza del Crocifisso, che nell'agosto del 2018 protestò per riottenere i fondi, 8 milioni, assegnati e poi tolti dal governo giallo-verde. È stata una bella battaglia ed è stata una battaglia di tutta la città, perché su quel palco, insieme a me, c'era il rappresentante della Confindustria e il rappresentante della FIOM. Una festa per tutto il quartiere, ma anche per tutta la città, in un fine settimana piovoso che non ha reso facili numerose attività in programma, ma che torneranno presto a farla rivivere. Noi siamo sempre pronti ad accettare qualsiasi cosa, l'importante che il quartiere risponde, ma risponda anche la città, perché la piazza comunque sia è una piazza di Ancona, quindi è di tutta la città.